nostra storia ha inizio molto tempo fa, ma diventa veramente interessante solo più tardi, quando io entro in scena. Chi sono io? Gobbone. Siccome ho già visto questo film, vi darò qualche commento di tanto in tanto. Oh, questa è casa tua? Di mio zio. Sarà molto ricco. Infatti. Cosa facciamo qui? In primo luogo vuole vedermi e in secondo luogo intendo chiedergli un piccolo prezzo. Bene, così potrai rimborsarmi. Grazie. Aspettatemi qui, ritornerò fra un momento. Non preoccuparti, siamo qui. Oh, May! Di? Chiedi allo zio se è libero stasera. Buongiorno, posso entrare? Ha un appuntamento? Si vede che non mi conosci. Tu sei nuova, dici, vero? Sì, signore. Sono il nipote prediletto del senatore. Dato che non ne ha altri. Mi vuole un bene matto. Non fa mai un passo senza consultarmi. A proposito, stai bene qui? Ti piace il posto? Hai una stanza comoda? Se in qualche cosa posso esserti utile. Matteo, smettila di fare il cascamorto e vieni qui. Lo vedi? Matteo, chiudi la porta. Ho bisogno di parlarti. Siediti. Grazie. Da tempo segui il tuo comportamento con molto interesse. Davvero? Quella donna di New York è qui a Washington e vuole citarti per rottura di promessa matrimoniale. Oh, sono certo che con la tua influenza il tribunale mi manderà assolto. Il mio avvenire politico è già scosso senza che tu arrechi maggior discredito al nome della famiglia. Sarà quindi opportuno un tuo viaggio all'estero. Beh, non era nei miei piani. Ma pur di farti piacere, me ne andrò anche in Europa, perfino a Parigi. Ne sono commosso. Anzi, ci andrò molto volentieri, zio. Solo se potessi avere... Il governo degli Stati Uniti finanzia questo viaggio. E fra parentesi, non è a Parigi, ma a Tripoli. Tripoli? Per riscattare 10 marinai americani presi in ostaggio dai pirati barbareschi. No, grazie. Dovrai consegnare una cassa di verghe d'oro al Pascià in persona. Il Ministero degli Esteri ti darà tutte le istruzioni. Ah, preferisco restare qui e farmi processare. Perché ti rifiuti? Non voglio prendere parte all'umiliazione del mio paese. Il tuo patriottismo ti fa onore. Anch'io sono contrario a pagare il tributo a un branco di pirati. E tu in Senato perché non proponi di combattere anziché sottomettersi? Ho provato, ma c'è gente qui da noi che considera la diplomazia un'arma e una fortezza. Non capisce che si sostiene con i cannoni e la voglia di battersi. Ah, aspetterò che si combatta. Quello che devi fare tu non richiede intelligenza. Già. Il Ministero degli Esteri ha pensato a tutto. Tu farai solo la consegna. Cerca pure un altro. È un compito ingrato. Uno sporco e piccolo veliero, poco cibo, caldo, pidocchi, forse pericoli. Tu, caro nipote, sei il più adatto per questo lavoro. Perché anche se non torni più, nessuno ti rimpiangerà. Le ho mandate via io. D'ora innanzi terrete le donne alla larga. Davvero? E chi siete voi? Sono Chief Jackson. Io Matteo Clifford. Piacere. Sappiate, signor Clifford, che vostro zio mi ha assunto come vostra guardia del corpo. Terra d'incanto, dalle fanciulle ardenti, dai maliosi pleniluni e degli uomini fieri. Terra di pirati sanguinari, di intrighi e di violenze,
Ma così almeno mi hanno detto. Quando a me sono nato nello zoo di Hollywood. Ehi, un momento! Quello in piedi sono io. Va bene, grazie. Andate avanti. Da guardia al nostro oro. E perché non possiamo vederci noi finché non lo portiamo al Pascià? No, sono stanco di stare qui dentro. Già, ma questo è capace di portarci via l'oro e i mobili. Se ci riesce farà certo un bel fracasso. Non te ne hai a male, vero? Voi pagate, io siedo. Questo è il patto. Andiamo, usciamo a prendere un po' d'aria. Va bene. Nel caso ne dubitasse, questi sono due tipi, guardali, veramente sospetti. Se ne trovano sempre in tutti i film. Chissà poi perché, ma... Ora che hai preso quella robaccia mi dici che ne fai? Oh, costava poco. E questo che c'entra? Compro sempre se è un affare, ecco tutto. Guarda, guarda le ragazze, quanti si coprono la faccia. Ma per fortuna non nascondono il resto. Niente affatto, andiamo, andiamo. Prima di fare un'offerta, signori, esaminate questa giovane straniera. Vogliate considerare la sua salute, la forza, la gioventù, la bellezza? Pensateci e poi ditemi che prezzo siete disposti a pagare. Due denari! Quattro denari! 10 denari! Mi domando che cosa si può comprare di meglio. Ma non lo so. Ah, andiamo a vedere. No, vedo bene anche da qui. Aspettatemi, torno su. Ecco l'uomo, fa quello che ti ho detto. Ecco la donna che cercavi. Vivevo molto bene. Io non so come dirlo. Perché quell'uomo si è comportato così verso di voi? Perché è un mio ammiratore. Oh, vi ammiro anch'io, ma non con tanto ardore. Egli crede che io lo tradisca. Se lo rivedessi dovrò dirgli che ha torto? Non è prudente parlare qui, c'è troppo pericolo. No, mi è costata tanta fatica fare la vostra conoscenza. Sareste così ingrata da voler... Venite al Grappolo d'Uva. Stasera. Come va, Matt? Guarda che roba. Robaccia. Cianfrusaglie. L'ho pagata solo 2 pezzi d'argento, non ho fatto un affare. Ah, guarda che altro ho comprato. E chi è? Si chiama Alissa. E che cosa fa qui? Mi ha portato un po' di roba. Beh, dalle una mancia e mandala via. No, non c'è bisogno di mancia, Matt. È mia. Ah, e dicevi a me di non fare la... Che vuoi dire che è tua? L'ho comprata. Ah, l'hai comprata? Eh? Al pubblico incanto. Il banditore era andata quasi per niente, compreso il vestito. E tu non hai saputo resistere, vero? Ah, non ho saputo resistere. Già. E ora che l'hai comprata, che ne farai? Io lo saprei. Penso che... Non ci avevo pensato. Bella affare hai fatto. Devi occuparti di lei, nutrirla e poi farle anche i vestiti. Già, forse hai ragione. Va pure a casa. Hai capito? Sei libera. Mi ha comprato. Appartengo a lui.
Va a casa. Dove lui è casa mia. Sono sua. Lavoro per lui, cucino per lui, lavo i suoi vestiti e lavo lui. Sì, sì, mi lava. Cosa fai? Tutti i giorni vi lavo. Io so come. Questa è l'usanza. Ah, sì, vero? Andiamo, Alice. Oh, vi prego, no. Vi prego, sì. No, 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 no. Da che parte è la taverna del Grappolo d'Uva? Si usa da voi toccare le donne degli altri? Con che diritto venite a insultarci in casa nostra? Oh, andiamo. Ma signori, scusatemi, ma non dovete offendervi. Io cercavo un'altra persona. Qui? Dove non sono ammessi stranieri? Non fateli del male! L'uomo è amico di un amico nostro. La legge dell'ospitalità lo protegge. Venite con me. Posso toccarvi? Come sempre. Ecco, di là ho toccato una ragazza e mi hanno dichiarato guerra. Qui sono molto gelosi delle loro donne. Lo terrò presente. Non vi sedete? Così parliamo. Le vostre labbra sono un invito. Qui un uomo non osa tanto. A meno che non ci sia un po' di affetto da parte della donna. Ma forse si usa così nel vostro paese. Per voi, mio benefattore, non ho che della gratitudine. Ah, si comincia spesso così. A proposito, il mio nome è Matteo Clibur. E il vostro? Ha importanza? Non mi sembrate di qui voi. Non parlate come loro. Chi siete? Una nativa. È mai possibile? Siamo tutti nativi di qualche paese, ma non ho precisato quale. Ah, vi si addice il mistero. Ora forse a conoscervi meglio l'illusione svanirebbe. Ah, sicché sono un'illusione. Un'illusione di rara bellezza. Ah, un'illusione che inebria, che soggioga ed esalta d'un suave profumo. Un'illusione di occhi così belli che dovrebbero mirare solo cose di estrema bellezza. Un'illusione di labbra così. Dovrebbero sussurrare solo parole d'amore. Sentite ora un po' d'affetto. So che devo sembrarvi impetuoso, ma il tempo stringe purtroppo. Domani sera mi imbarco. Mi imbarcate domani sera? Sì, perciò abbiamo poco tempo per conoscerci. Vi dispiace dirle di unirsi a noi o di starsene fuori? Basta così, Casio. Ah, dunque, come stavo dicendo, sentite ora un po' d'affetto? Sì, ora sento dell'affetto.
Ho passato una serata indimenticabile. Ho apprezzato la cena, ho apprezzato l'ospitalità, ho apprezzato la compagnia. Vorrei chiedervi solo un altro favore. Sì? Vi dispiace ridarmi la chiave che avete preso dalla mia tasca? E ora, volete dirmi chi siete e qual è il vostro piano? Come sapevate della chiave, per esempio? Il mio piano, come dite voi, è troppo grande, troppo importante da svelarci. Vi chiedo solo di avere fiducia. Volevate il bacio e avrete le mani. Avrete tutto. Fece il mal di testa, poverino. Per il vostro disturbo. Ma perché vi arrabbiate? Il vostro amico è salvo. Seguitemi. Non fare quella faccia da scemo, è di qualcosa, su. Me. Dove siamo? Sei ancora fra i piedi? Andiamo! Ma che corriamo, la chiave della casa? Che c'è? L'hanno rubata! Risparmiatevi la corsa, tanto loro non c'è più, scemi. Che vi avevo detto? È meglio che ci nascondiamo finché riusciamo a imbarcarci. Ah, dimentichi perché siamo qui. Per liberare i 10 marinai. Sì, certo, lo so, ma... Il pascià sta per mandare a prendere l'oro. E così saremo in 12 nei guai. Ce lo meritiamo. Io non ho fatto niente. Ah, sì, va bene, tu no, ma io sì. Se potessi guadagnare un po' di tempo, se trovassi qualcosa di pesante per riempirlo. Mattoni, forse? Oh, ancora qui? Vieni. Venite, vi trovo io i mattoni. Coraggio, sbrigatevi. Va bene, va bene. A che servirà tutto questo? Mentre io guadagno tempo, tu vada al nostro console. Digli che offro in garanzia il patrimonio di mio zio, purché trovi una forma di pagamento che il pascià accetti invece dell'oro. Speriamo di riuscire. Se il pascià si accorge di quei mattoni, ti taglierà la gola da qui a... Sì, beh, fa presto. Vi porto io dal console americano. Andiamo. Youssef, ministro del Pascià Harun. Sono Matteo Clipur, inviato speciale del governo americano. E io sono Gobone, dello zoo di Hollywood. Piacere. E questo, suppongo, contiene il riscatto. Il Pascià vi attende. Venite. Americano, Matteo Clipur. Potete sedervi, americano. Ah, il riscatto.
L'oro è sotto forma di monete? È sotto forma di mattoni. Non ha alcuna importanza. Ma la libertà dei miei compatrioti, sì. Se volete mandarmi da loro, la nave parte fra poche ore. Ma sicuro, Giuseppe vi scorterà. La chiave, per piacere. La chiave. Ma, guarda, non so capire. La chiave deve essere scomparsa. Scomparsa? Siete trascurato. Molto trascurato. Comunque ho la vostra parola. Oh, sì, sì. Vi do la mia parola che la cassa contiene quello che vi spetta. E ora vorrei vedere gli americani. A suo tempo. Altezza, riguardo a quei prigionieri americani. Ah, no, grazie. Non si rifiuta l'ospitalità. È pericoloso. Youssef? Chiamami il favore. Vedo questa scena. Porca lo che più mi piace. Altezza, riguardo agli americani. Voi stranieri siete buffi. Mi si dice che gli uomini che ho in ostaggio sono insignificanti. Abitano tuguri, mangiano male. E a nessuno importa se vivono o muoiono. Ma da chi li abbiamo presi, vedo che se ne preoccupa tutta la nazione. Invece dovrebbe essere proprio alla rovescia. Appunto per questo non riesco a capire. Ad ogni modo trovo che mi è di profitto. Ora che avete il vostro profitto, liberateli. Pazienza, amico mio. Non volete vedere in quali condizioni è arrivato il tesoro? Sei aperta, Sire. Potete spiegarmi che cos'è questo scherzo? Volevo guadagnare tempo. Ho mandato il mio amico a discutere la faccenda col nostro console. Il vostro console non può salvarvi. Avrete una scusa da addurre, suppongo. È stata una ragazza. Ah, sì? Si è impossessata della chiave e ha rubato tutto l'oro. Se quello che dite è vero, deve essere stata molto bella per indurvi a tradire il vostro mandato. Infatti era molto bella. È giovane? È giovane. E passaste una magnifica serata. No, e come? Si chiama? Non me lo disse. Un gran peccato. Youssef, com'è che un così raro gioiello è sfuggito alla mia attenzione? Ne farò fare ricerca subito, vostra signora. Oh, non sarà necessario. Eccola qua. Quella che si è allontanata. Siete sicuri? No, sì. La conosco bene. Ah, davvero? Sì.
sta per diventare mia moglie. Ah, senza dubbio egli mente. Se dite la verità del che dubito, avete segnato la vostra sorte. Il pascià riserverà una morte atroce sia a voi che alla sua favorita. Era di lei che parlavate? Scusate, mi sono sbagliato. Forse quelle donne si assomigliano tutte. Non ho mai visto questa signora. Che c'è, mio signore? Perdonami, amor mio. L'americano è in errore. Vai pure. Nel futuro siate più cauto quando si tratta di donne. Dunque, per quello che riguarda l'oro, contavo di usarlo per concludere un trattato col sultano d'Algeri, sicché ora sono in imbarazzo. Certo, è un bel guaio. Anche il vostro è un bel guaio. Sapete che c'è la possibilità che vi infligga una pena corporale? Ma ci avevo pensato. Pensateci ancora. E pensate se non sia meglio rivelarmi certi fatti che il sospetto vogliate celare. Frattanto sarò lieto se vi tratterrete a Tripoli come mio ospite d'onore. Accompagnatelo al suo appartamento. E che non gli manchi nulla di quello che gli è dovuto. Dico che doveva essere ieri. Hai torto, è oggi. Secondo i miei conti avrebbe dovuto farci uscire ieri. Ha ancora torto? Una delle guardie ha detto che un certo Cliburn è già arrivato con i soldi del riscatto. Allora perché siamo ancora lì? Forse se l'è squagliata coi soldi. Forse così passerò il resto della vita a cercarlo per prendermi il gusto di farlo a pezzi. Chi siete? Deve essere Cliburn. Sì, arriva! Perché tutta questa festa? Lui non ha ancora detto niente. Parlate, vi manda il governo americano? Chi siete? Moi, Pierre. Non siete Cliburn? Franzi. Siete un prigioniero come noi? Moi, Pierre. L'avete già detto. Si trova anche lui come noi, è un ostaggio. Dov'è allora Cliburn? Moi, Pierre. Questo affare non mi convince, non sembra affatto un francese. Oh, ma mer, lei russa? Sì, e mia madre fischia. Circa quella buffa faccenda dall'americano oggi. Non mi è sembrata affatto buffa. Che ridere se avesse detto la verità. Infatti, che ridere. Ma si era sbagliato. Lui per primo lo ha ammesso. Ti assicuro che gli credo. Non avresti avuto così poco giudizio da comportarti in quel modo. Ho molto giudizio. E poi, tu meglio di lui. Immagini le penose conseguenze. Già, me le immagino. Mi chiedo se tu comprenda del tutto noi e i nostri modi. Come sei affascinante. Tra l'altro ho compreso che voi e il vostro popolo avete il senso dell'onore e che siete di parola. Siamo di parola a modo nostro. Siete stato di parola fino adesso. Ho consentito a rinviare il nostro matrimonio perché tu venissi a me di tua spontanea volontà. Una questione di orgoglio. Ma l'orgoglio non è tutto. Sono impaziente. Mi sposerai presto. E ricordati, mia diletta, che qui da noi la sposa è mite, docile e molto arrendevole ai voleri del suo signore. Ma la tua parola? A mio modo di vedere, cara, la parola data ad una donna ha lo stesso valore della parola data ad un cammello. Ho bisogno dei tuoi speciali servizi. Mi comandi?
Come sai, la veneziana Francesca diverrà presto mia moglie. Un ornamento dell'harem di vostra altezza? Desidero che tu la sorvegli strettamente. Oh, non ha fiducia in lei? Osi insinuare che io pensi di sposare una donna su cui sia sorto il più vago sospetto? Io sono uno stupido, altezza. È solo perché lei non conosce i nostri modi. E ignorandoli potrebbe commettere qualche imprudenza. Perciò deve riferirmi ogni cosa, in modo che io possa proteggerla dai suoi sbagli. Si era stabilito che Francesca cavalcasse me in questa scena, ma mia moglie si oppose. Ma questa è la vita. Ha avuto una bella fortuna il cavallo. E scapolo? Pur certi che quella linguaccia l'andrà a raccontare a tutti. Francesca, amor mio, stai bene? Sì, Helamite, stai bene anche tu? Meglio di quanto il pascià non creda. Non lo sa ancora che sono vivo? No, quelli che pagammo hanno taciuto. Come va la mia causa a Tripoli? Molto bene. E abbiamo con noi dell'oro, abbastanza per pagarci l'aiuto del capo dei Tuareg. Benissimo. I giorni del pascià sono contati. E l'oro? Dove si trova? I miei stanno preparando un campo per te alle rocce di Hasnar. L'oro sarà portato laggiù. Io non meritavo tanto, amore mio. Ma la nostra causa sì. Tu sarai premiato. Vedere te è il mio premio. Ho visto il console americano, Ahmed. Non può far niente per noi. Anzi, ha detto che ti farebbe fucilare per esserti fatto portare via i soldi. Ma sicché siete voi l'inviato del governo? Vi siete fatto portare via i soldi del riscatto? Che avete da dire in vostra difesa, Pierre? Ho da dire che mi dispiace. Ehi, un momento. Avete ragione, ma io sono la sua guardia del corpo. Prima me. Ehi, che state facendo? Ecco la libertà. Per questa cella? Per tutta la fortezza. L'ho rubata alla guardia. A destra. Andiamo!
Interrompiamo il combattimento per dirvi che noi camelli diamo gli americani vincenti per 10-1. Sentite, amico, è successo qualcosa? Vi chiedo scusa, ma vi dispiacerebbe molto di... Oh, gli americani! Sentite, amico, se potete riuscire a liberarmi, vi sarei di qualche aiuto. Vi sono molto obbligato. Tieni. Al lavoro! Siamo salvi, amici. Abbiamo fatto un buon lavoro, eh? Sì. A proposito, chi siete? Tommaso Griswold, da Londra. Non so perché mi chiamano Liverpool. Dite. Mi dispiace se leggo la mia sorte alla vostra. Niente affatto. Se non era per voi, saremmo già a bordo, sani e salvi e in alto mare. Ma che avete da lamentarvi? Volevate essere liberi, no? E non siete liberi? Per questa ragione. Ah, è giusto. Non fatevi infilocchiare, per riavere la libertà ci è toccato battere. E che c'è di male? Meglio così che averla comprata da un branco di sudici pirati. Sì, sicuro. Non mi andava giù quell'idea del riscatto. Questo è vero, ma ha dimenticato una cosa. Che cosa? Non siamo ancora in salvo. Esatto. La colpa è tua. Buttiamolo in mare. Va bene, buttatemi in mare, non vedrete più l'oro e senza non potrete imbarcarvi. Voi sapete dov'è l'oro? Pochi l'ha preso. Allora, andiamo a riprendere. Ma perché dovremmo venire noi? Aspetta, voi che l'avete perso. Ci vuole l'aiuto di gente di fegato e credevo che voi lo foste. State attenti, quello lì vuole che noi gli caviamo le castagne dal fuoco. Che mi importa? Mi sento un certo prurito ad avere un fucile tra le mani. La penso anch'io così e poi questa gente non mi piace. Io li odio. E allora chi viene per loro? Vengo io. Io ci sto. Andiamo dunque. Evviva!
adesso quello che hai fatto, ma ci saresti d'impaccio. Non voglio che ti accada niente. Va a casa. E grazie di tutto. La portano giù per mostrarle l'impianto di riscaldamento centrale. Benvenuta, cara. Come vedi ti ho preparato un letto. Desideri provarlo? O preferisci rivelare il nome dell'uomo che era fra le tue braccia quest'oggi? Non lo dirò. Il letto non è caldo abbastanza per la mia ardente pelle. Più calore. Farai male. Un acrobata. Era il mio mestiere. Avanti. Volete vivere? Allora portateci dalla ballerina favorita del pascià, quella che intende sposare. Guarda il tuo letto, mia dolce Francesca. Sarà il tuo ultimo giaciglio. Non è ancora la temperatura giusta. Dimmi, Francesca, quella fiamma uguaglia l'ardore dei suoi abbracci. Chi è l'uomo? Dimmi il nome di quell'uomo, Francesca. No. La taverna è chiusa. Sono amici miei, li ho condotti io. Oh, signora Francesca, benvenuti. Benvenuti. C'è nessun altro qui? Sono stato solo finora. Sbarrate le porte e non fate entrare nessuno. Tu seguilo e guarda che obbedisca. Io vorrei potervi esprimere quello che provo. Sì, cara. Siete stati tutti molto buoni, ecco. Non meritavo davvero di essere salvata da voi.
Perciò vi sono molto grata. Non avevamo nessunissima intenzione di salvarvi. Intendevamo solo rapirvi. A quale scopo? Per avere un'informazione. Dov'è l'oro che mi avete rubato? Cosa è l'oro per voi americani? Ne avete a montagne da voi? Come no, ci rattrecchiamo le strade. Dovrebbero sentirla le classi operaie. Andiamo, fate la brava ragazza, diteci dov'è. No. Che significano? Vogliamo sapere. Fatela parlare. Avanti, parlate. Ha detto di no, non avete sentito? Sì, ho sentito, ma vedrai che le farò cambiare idea. Volete parlare? E fate alla svelta. Credo che non voglia parlare. Ora la farò parlare io. Sciocchetta bambina, come farà se le tagli la gola? E ora che ci fa? La signora è stanca, forse un buon sonno la farà diventare arrendevole. E se non lo diventa? Vuol dire che ci fermeremo a Tripoli e invecchieremo insieme. 13 uomini e una donna. Due donne. E un camello, prego. Vento di guardia alla porta. Chip, tu andrai sul tetto. Vento di guardia alla porta? Aspetta un po'. Chi ha detto che tu comandi qui? Io. E io invece... Che hai da dire? Niente, padrone. Posso parlarvi da sola? Sono ai vostri ordini. Non vi nascondo che è un gran piacere di essere arrivato in tempo. Bel posto. Mi pare di ricordarlo. Dunque, riguardo all'oro. Ne riparleremo più tardi. Mi dite chi siete? Sono Francesca. Nativa del mondo. Di Venezia. Che fa Francesca di Venezia a Tripoli? Cosa che spero capirete. Volete incominciare? La mia famiglia ed io eravamo diretti in Spagna. I pirati del Pascià ci assalirono in alto mare, uccisero i miei e mi portarono a Tripoli come schiava. Avete il dono di colpire chi vi ascolta, Lanti. Ho visto il Pascià commettere molte crudeltà. Il vostro oro servirà per punirlo. Come? Il nemico del Pascià è la Mide, spera di poterlo rovesciare con l'aiuto del vostro oro. Dovrei fare il finanziatore di un ribelle? Vi serve altro? Promettetemi di non tentare di riaverlo e non ostacolate i piani di Helamid. Perché dovrei farlo? Ditemi. Quella volta che mi abbracciaste, mi chiedeste se sentivo un po' d'affetto. Sì. Da parte vostra c'era dell'affetto? C'era, senz'altro. Vi farebbe piacere che quel po' d'affetto aumentasse da parte mia? Sentite, Francesca. Sarei ben felice di restarmene qui e lasciarmi tentare da voi. Ma ci sono altre cose da fare. Già. Ma che razza d'uomo siete? Affermate di avere per me dell'affetto e quando vi dico che questo è ricambiato lo respingete. Avete paura delle donne? Io? No, sono scettico. Vi bacerò, così mi crederete. Presto, c'è un passaggio libero. Dov'è Matt? Là dentro. Lo immaginavo, ho visto uscire Francesca in strada. Così ci sei ricascato, eh? No. Non imparerai mai, vero? Le donne finiranno per disgustarmi del tutto. L'ho trovato vicino alla porta. Non so chi ha fatto entrare o uscire. Francesca è scappata. Dove è andata? Non riuscirete a trovarla. C'era un cavallo pronto e sarà già molto lontana da qui. Avremo anche noi dei cavalli e indovina un po' chi ce li procurerà. Mi rifiuto. Oh, ti rifiuti, eh? Non è quello il modo di agire. La persuasione ci vuole col nostro amico. Parliamone. Sei così strano, Helamid. Non hai quasi parlato da quando sono qui. Perdonami, cara. Ho tante cose a cui pensare, adesso che ho l'oro. Ma ti amo tanto. Non ho mai visto un bacio così freddo. Io saprei fare molto meglio. Direi anzi ho fatto. Non avete pensato che potevamo seguirvi? Sì, infatti. Vi consiglierei di abbassare le armi. Non mi sembra di conoscervi. Sono Helamid. Molto piacere. Vi ripeto il consiglio. Grazie, ma non l'accetto. Siamo venuti per l'oro e lo vogliamo. E siamo disposti a combattere. I miei uomini saranno lieti di accontentarvi. Ma
Avete proprio pensato a tutto, vero? Vi rendete conto che sarete il primo a morire? E poi la seconda. Non aver fretta, bambina. Siamo appena ai preliminari. Infatti è così. E ora che ci siamo tutti mostrati disposti a spargere sangue, vogliamo esaminare i vantaggi di una pace negoziata. Sono pronto a negoziare purché ottenga tutto quello che voglio. Venite con me. E qui entro in scena io. Su questo cammello c'è l'oro che era già vostro. Avete sentito, Elamid? Con quell'oro sulla mia groppa, vedrete cosa succederà. Vedete? Siamo pronti a partire in caso di attacco. Aspettatevelo da un momento all'altro. Calma, calma. Questa è una conferenza di pace. Desidero ringraziarvi di esservi tanto prestato per la mia Francesca. È stato un piacere. Ma non dovevamo discutere solo dell'oro? Come volete. Voi conoscete i miei piani? Di spodestare quel ladro del Pascià. Il capo di una tribù di Tuareg viene a trovarmi stasera. Ha sotto di sé più di un migliaio di armati. Se posso avere il suo appoggio, marcerò contro il Pascià entro una settimana. E riguardo a loro? Servirà per comprare il capo. Dovrete prima uccidermi. Questa è una cosa che vorrei evitare. Se unirete le vostre forze alle nostre per combattere il Pascià, avrete quanto oro vorrete dal suo tesoro. Posso fidarmi? Giocherei la mia vita sulla sua parola. Bene. Una cosa è certa. Comunque vada a finire, dovrà rimetterci qualcuno. Affare fatto. Com'è il luogo che abitate? Ah, è magnifico, un palazzo. Una bella architettura, arredamento fastoso, pregiati oggetti d'arte e appartiene a mio zio. Oh, intendevo dire la vostra terra, gli Stati Uniti. C'è molto spazio. Su, parlatemene. C'è una quantità di laghi, di fiumi, di monti e di donne bellissime. E poi? C'è anche un'altra specie di selvaggina. Sarne, anitre, fagiani, quaglie. Ma a me piacciono le donne. Non pensate che alle donne voi? Sì, specialmente quando sono belle e abbordabili. Temo di essermelo meritato. Vi ho permesso io di baciarmi. Perché la causa che servivo mi pareva molto più importante della mia vergogna. Ma ora speravo che avreste capito. Sì, capisco molte cose. Capite questo, allora. Quando mi incontrate sola e in difesa, siete liberissimo di abbracciarmi. Io certo non mi opporrò. Ma ci tengo però che sappiate che i vostri baci mi fanno ribrezzo. Se a voi piace dispensarli a queste condizioni, eccomi. Francesca, questo è Telek, capo dei Tuareg del deserto. Spesso ho sentito decantare la bellezza di Francesca. Più di 1000 armati sono ai suoi comandi. Purché il prezzo sia giusto. La cassa d'oro americano non è di poco valore. Spesso ho sentito decantare le danze di Francesca. Vuoi danzare? Devi danzare. Questa donnina. Ah, se fosse una gamella.
veniamo agli affari. L'oro non è abbastanza. Quell'oro rappresenta il valore che il governo americano ha attribuito alle persone di 10 ostaggi americani. Questi 10 ostaggi più altri 3 sono qui nel mio campo. Sì. Sono ancora ostaggi preziosi. Il loro governo vorrà riscattarli. Capisco. Sono vostri. Potrete usarli come schiavi finché li riscattano. Sono tuoi alleati. Hanno servito allo scopo. Ma hai dato la tua parola. E che valore ha la parola data a uno straniero? Uniremo i vostri uomini ai miei stanotte, quando gli americani dormiranno, e li prenderemo. Avete ragione, complottano un tradimento. Quando? Vogliono prendervi mentre dormite. Solo a pensarci mi viene l'insonnia. Sei stato stupido a metterti con loro. Perché? Abbiamo trovato l'oro e ci siamo riforniti di armi e munizioni. Ora che si sono mossi possiamo attaccare. Sellate i cavalli e prendete anche il cammello. Avete deciso? Non offrite ancora abbastanza. E che volete di più? Lei. Ma come Francesca? Sì. Per il vostro harem. Come moglie. Osate ridere di me? Vi sbagliate, amico mio. La mia è una risata di sollievo. Temevo voleste qualcosa di valore. Prendetela. È la mia. Sì, amore. Vorresti darmi a lui? Non è un grande sacrificio per me. I tuoi baci sono dolci, ma in fondo non sei la sola donna che sa baciare. Vedo. Non c'è nessuna differenza tra te e il pascià. Solo che io ho sfruttato meglio il tuo fascino. Non è tanto la rabbia d'essere tradita, quanto d'accorgermi di essere stata così stupida da fidarmi di un porco. Vedete? Ah, dello spirito. A voi. Sapevo più da che parte voltarmi. Questo mi sembra un buon posto per accamparsi. Voi altri occupatevi dei cavalli. Io vorrei parlare alla nostra ospite d'onore. Rapimento o salvataggio? Siete un ostaggio, Francesca. Metteremo alla prova l'amore di Elamid per voi. Sicché, se Elamid si avvicina troppo, voi gli offrite la mia salvezza per la vostra? Esatto. E che c'è di buffo? L'amore di Elamid per me era così grande che prima che mi prendesse voi, mi aveva ceduta al capo dei Tuareg. È possibile? Sì, per suggellare un patto. Così tutto quello che avete fatto è servito solo a farvi odiare dal pascià e ripudiare da Elamid. Francesca, credo che questo paese non sia per voi. E ora che voi mi avete, che cosa intendete fare di me? Baciarmi, immagino. E avanti, se lusinga la vostra vanità. Sono in mano vostra. Nessuno può impedirvelo. Baciatemi dunque, facciamola finita subito. E voi credete che oserei farlo? Sì. Avete ragione. A questo punto sarebbe finito il film se non avessi deciso di scappare con loro. Addio. Io propongo di andare in Egitto via terra, è più sicuro. Ma lontano, se possiamo arrivare alla costa. Sentite, c'è una cosa. Ti ha chiesto la tua opinione. Se, come dicevo, possiamo arrivare alla costa, usiamo parte dell'oro. Parte dell'oro, questo è il punto. Ma che c'entri tu con l'oro? Cosa ne pensate, Francesca? Potremmo noleggiare una nave e poi... Mi secca interrompervi. E allora sta zitto.
Dunque, se andiamo in Egitto, il passaggio ci costerà molto di meno. E con che vi pagate il passaggio? Con una parte dell'oro, cretino. Allora può interessarvi sapere che quel maledetto cammello è filato via col vostro oro. Ben, tu con parte degli uomini aggiri la collina a destra. Noi lo inseguiamo e lo spingiamo verso di voi. Sono più fotogenico davanti, ma non hanno voluto darmi retta. Solo un cammello intelligente l'avrebbe pensata questa. Signor Cliburn, avanti. Seguitemi. Oh, Francesca, vita mia. È l'americano. Che gioia vedervi. Ho esplorato il deserto per voi. Stavo perdendo ogni speranza. Ma che fortuna. Siete stati gentili a consegnarvi da voi. Il cammello porta l'oro, ho detto. Lo sospettavo. Come mi arride la fortuna. Sarà il premio per una vita di virtù. Sedetevi. Sei molto generoso nel concedere i tuoi favori, mia bellissima Francesca. Prima il misterioso straniero, e ora lui. Ma a proposito, chi era l'uomo che abbracciavi sulla spiaggia? A che scopo tacere? Quell'uomo era il vostro nemico, Elamid. Elamid? Mm. Il vostro boia fu disonesto. Temo che non potrete fidarvi più di nessuno. Sicché vive. E i suoi piani? No, mettere su un esercito e darvi del filo da torcere. E dov'è ora? Ci sta cercando, quello che suppongo. Voleva usare l'oro per comprarsi un alleato. Ha pochi uomini, allora. Perché non andate a cercarlo? È proprio quello che ho intenzione di fare. Ma prima devo occuparmi di voi due. Dimmi, Francesca, quest'uomo ha avuto più fortuna di me? Ti ha conquistata? Morirei piuttosto che ammetterlo. E questo è precisamente il tuo destino. Morirai. Va bene, allora lo ammetto. E anche questo è fatto. Bene, Francesca. Per quanto io non abbia saputo guadagnarmi il tuo affetto, posso però avere il piacere di farti morire con chi ci è riuscito. Portali all'entrata del passo e fucilali, con cerimonia degna di sì grande amore. Seguitemi. Non è meglio un fidanzamento breve, Francesca? Bella guardia del corpo che sei. Ti pare il momento di scherzare? Pronti! Puntate! Un momento. Sì? Non si usa concedere al condannato un'ultima parola? Volete dire qualcosa? Sì. Avanti, ditela. Aiuto! Fatti! Puntate! Evviva!
bisogno di farci sospirare tanto? Volevo che vi godeste lo spettacolo fino in fondo, amico mio. Ah. Ecco ben con i cavalli. Ma già mi stai seguendo! Andiamo! Combinano sempre dei guai. Mia grande scena.
In sella! Meglio di così non poteva finire. Per lui si becca la ragazza, ma io a casa che troverò? Una moglie gobba. Senza commenti.